Ieri sera abbiamo ascoltato le parole di San Bernardo che elogiavano la Madonna come fontana vivace di speranza. Parole messe da Dante sulle labbra di San Bernardo. Questa sera vogliamo ascoltare direttamente delle parole del grande santo cistercense. Parole che egli ha pronunciato secoli e secoli fa per preparare i suoi monaci all'Avvento e al Natale. E siccome noi proprio ci stiamo introducendo all'Avvento, mi sembra bello, significativo, rileggere con voi, riascoltare con voi qualcuna di queste parole. Immaginiamo San Bernardo che parla ai suoi monaci. A che scopo dobbiamo credere che sia venuto? È questo, infatti, che ora dobbiamo indagare. È per questo aspetto che non dobbiamo affaticarci. Le sue parole e le sue opere proclamano apertamente il motivo della sua venuta. Si è affrettato a discendere dai monti per cercare la centesima pecora che si era smarrita ed è venuto per noi perché più chiaramente si lodi il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi che ha fatto per i figli degli uomini. Meravigliosa condiscendenza di Dio che cerca, grande dignità dell'uomo che è cercato. Se volesse gloriarsi di questa dignità non sarebbe stolto, non perché sia qualcosa in se stesso, ma perché chi l'ha creato lo considera così prezioso. Tutte le ricchezze, infatti, e tutta la gloria del mondo e tutto quanto nel mondo può essere desiderato è meno di questa gloria, anzi è nulla al suo confronto. Signore, che cosa è l'uomo perché tu lo faccia grande, perché te ne dia pensiero? Meravigliosa condiscendenza di Dio, che cerca l'uomo perché per lui è prezioso.